Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato. Prima Polako, po Italiano. Kochani moi, więc jesteśmy w tym szczególnym miejscu w kościele świętego Marka w Graniano koło Pompeji, przed figurą świętego ojca Szarbela. To właśnie w te trzy dni przeżywać będziemy to wielkie święto. Chcemy uwielbić Pana Jezusa razem ze świętym Szarbelem, razem z Nim, który tak bardzo Go ukochał. W tej chwili, rozpoczynając te dni tutaj modlitwy, wyjmiemy figurę świętego Szarbela z tej wielkiej gabloty. Jak wiecie, otwierana jest ona już prawie od 2 lat, każdego miesiąca jeden raz. Ale w te 3 dni figura świętego Szarbela będzie tu na zewnątrz, na specjalnie przygotowanym ołtarzu. Cari fratelli e sorelle, allora siamo in questi 3 giorni. 3 giorni molto importanti, dedicati a San Charbel. Ma certamente vogliamo lodare Gesù insieme con Santo. Sappiate, ogni mese da quasi 2 anni si apre quella teca, la preghiera insieme in questa chiesa qui a Graniano, 10 chilometri da Pompei. Ma in questi 3 giorni venite anche a pregare, perché la statua sarà fuori la teca, davanti all'altare, in questo luogo così bello preparato, perché vogliamo ringraziare soprattutto Gesù che ci ha donato San Charbel, ma ringraziare anche Santo che tanto, tanto intercede per noi. Per quello adesso è il momento di spostare la statua. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, Spirito Santo. Carissimi, siamo in questo tempo molto particolare, ma certamente anche se sentiamo molto caldo, siamo a quasi 40 gradi di caldo, ma veniamo davanti a Gesù insieme con San Charbel. E qui abbiamo messo la statua e vogliamo
pregare per tutte intenzioni. In questi giorni mandatela su Facebook, su internet, e vogliamo pregare per tutta la nostra associazione Casa di Preghiera di San Famiglia, Casa di Preghiera di San Charbel. Preghiamo per tutte le persone che ci hanno chiesto la preghiera. Vogliamo soprattutto pregare per i malati e sofferenti, ma quelli che hanno perso la fede, quelli che hanno perso la fede, laici e purtroppo qualche anche sacerdote, purtroppo. E preghiamo che San Charbel ci aiuti, aiuti a tutti a ritrovare di nuovo Gesù. Preghiamo per le persone, per le famiglie, per quelli che sono senza casa, senza tetto, quelli che sono senza speranza. Affidiamo anche defunti nostri, a tutti quanti. Kochani moi, w tym momencie, kiedy już ustawiliśmy tę figurę, modlimy się, prosimy świętego Charbela, zapalam ten ogień tu już przed nim, aby objąć modlitwą przez te trzy dni, szczególnie wasze modlitwy, wasze rodziny, waszych bliskich, chorych, cierpiących, tych, którzy utracili wiarę, świeckich, a czasem z bólem trzeba powiedzieć, przyznać, że i są tacy kapłani, którzy tam wiarę gdzieś tam troszkę umniejszyli. Modlimy się, prosimy świętego Ojca Charbela w intencji naszych zmarłych. Nadsyłajcie wasze prośby, czy na Facebooku, czy w internecie. Będę tutaj przez te trzy dni odczytywał, prosząc świętego Charbela o szczególne łaski. A zwłaszcza myślimy o chorych, cierpiących, o tych, którzy może teraz przeżywają trudne chwile, terapii. Za rodzinę, o pokój, miłość w rodzinę. O to wszystko dziś tu, w te dni będziemy się modlić i już się modlimy. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Święty Charbel, módl się za nami. San Charbel.